Ciao, mi chiamo Arianna e sono una mosaicista. Come è nata in te la passione per il mosaico? Quando ero una bambina, perché mi ricordo che la prima volta che ho visto i mosaici fu durante una gita scolastica a San Vitale e io me ne innamorai proprio. Non avevo mai visto niente di simile, i colori con questa materia erano più luminosi, interagivano con la luce e lo spazio era molto emozionante per me. E quindi da lì ho subito avuto proprio una forte curiosità nei confronti del mosaico e dopo tutta la mia carriera scolastica, diciamo, è venuta di conseguenza. Ed è stato molto semplice perché abitando a Ravenna e qui ci sono le scuole del mosaico e quindi... Allora, sia io che mio marito, Luca Barberini, siamo ravennati, abbiamo fatto la scuola di mosaico qui a Ravenna, l'Istituto d'Arte per il Mosaico, quindi la scuola superiore. Io ho anche frequentato la scuola del restauro del mosaico. Dopo qualche anno da restauratrice e ho vinto una borsa di studio nel 2000 e lì ho conosciuto mio marito. Quindi io seguo tutta la parte appunto della produzione di mosaici, di commissioni e l'insegnamento anche. Qui appunto, come ti dicevo, essendo una tecnica così particolare, vengono persone un po' da tutte le parti del mondo a imparare la nostra tecnica. Noi qui usiamo soprattutto una tecnica che si chiama tecnica ravennate su supporto provvisorio ed è utilizzata appunto solo qui a Ravenna. Poi utilizziamo molto anche una tecnica diretta su cemento, quindi su supporto definitivo, e questa è quella, diciamo, più simile alla tecnica antica. E invece, tornando al discorso di Luca, Luca ha trovato il suo modo espressivo nel mosaico e ha un po' rielaborato quella che è la tecnica antica, perché comunque lui utilizza sempre la tecnica diretta su cemento, gli stessi materiali che si usavano in antichità, ma ha trovato una tecnica che sintetizza quello che è il mosaico. Quindi lui, con poche tessere, riesce a rendere l'idea di una situazione, di una emozione, di una scena particolare che può essere del quotidiano oppure qualche cosa anche di più particolare e bizzarro, a volte anche temi politici. Comunque a me piace pensare al mio laboratorio come uno spazio aperto, un porto di mare, perché comunque è così e quindi si fanno incontri, è quasi un po', a me piace molto viaggiare, stare qui è quasi un po' come viaggiare, perché comunque si ha la possibilità di entrare in contatto ad esempio con una persona che viene dalla Spagna per una settimana, conosce anche la cultura e quindi questa è una cosa che trovo che mi arricchisca molto.